Le bottiglie di vetro devono essere lavate? Al fine del riciclo del materiale non è necessario lavare a fondo i contenitori. Ovviamente dare una lavata di massima al contenitore permette di evitare cattivi odori sia in casa propria che nei contenitori stradali. Non ho ben capito che tipo di involucri devo mettere nella carta. Gli unici contenitori multistrato che possono essere conferiti nella carta sono quelli con indicata in confezione la dicitura Tetra Pak. Tutti gli altri involucri multistrato vanno conferiti nel rifiuto indifferenziato. Generalmente è indicato in confezione come smaltire lo stesso. Qual è il materiale che Marche Multiservizi riesce a riciclare meglio? Il materiale che generalmente si ricicla meglio è il vetro. Durante la raccolta ha poco scarto e questo permette di mandare il materiale direttamente all'impianto di recupero, senza un passaggio intermedio di preselezione. Dove si gettano le cartucce delle stampanti? Le cartucce delle stampanti possono essere conferite presso il centro di raccolta differenziata di competenza del comune. Per il comune di Pesaro è in via Toscana. In quali luoghi a Pesaro troviamo i bidoni delle pile? Le pile possono essere conferite presso il centro di raccolta differenziata, in alternativa presso molte attività che vendono questi prodotti. Nel comune di Pesaro ci sono circa 400 punti vendita a cui sono stati consegnati questi contenitori. Dove si buttano i tappi delle bottiglie di vetro? I tappi in alluminio di bottiglie o barattoli di vetro sono da conferire nella raccolta congiunta di plastica lattine. Gli involucri di carta che contengono la pizza, dove vanno? Il cartone della pizza può essere conferito nella carta, anche se leggermente unto. Si può fare qualcosa per non vedere immondizia nel centro storico? Purtroppo gli abbandoni di sacchetti al di fuori dell'orario di raccolta sono un problema ricorrente. Oltre alla costante campagna di sensibilizzazione verso i cittadini, attualmente svolgiamo dei passaggi di pulizia generica, anche oltre gli orari stabiliti nel calendario, proprio per non lasciare i rifiuti abbandonati. Spesso nei giardini della nostra città si trovano bidoni pieni di immondizia. Ogni quanto vengono svuotati. I cestini gettacarte posizionati nei parchi e giardini hanno cadenze di svuotamento variabile, da giornaliere a settimanali. Quelli di Via Rossi, ad esempio, vengono svuotati 2 o 3 volte a settimana, a seconda del periodo dell'anno. I materiali in ferro, dove si buttano? Piccoli oggetti in metallo e ferro possono essere conferiti nella raccolta congiunta di plastica lattine. Oggetti più grandi di metallo o ferro possono essere portati presso il centro di raccolta differenziata. Che numero si deve chiamare per far portare via rifiuti di grandi dimensioni? Marche Multiservizi esegue il servizio gratuito di raccolta a domicilio di alcuni rifiuti che per le loro caratteristiche, come ad esempio il peso o il volume, non possono essere posizionati nei cassonetti e che non sono facilmente trasportabili dal cittadino presso uno dei centri di raccolta differenziata. Questi sono svolti su prenotazione allo sportello telefonico clienti 800 900 999. Numero verde attivo dal lunedì al sabato, dalle 8.30 alle 13.30, martedì e giovedì 14.30-17.
Il servizio è gratuito fino a 6 pezzi. Ricordiamo anche che è attivo da qualche mese nel comune di Pesaro il progetto Cambia il Finale, che consente di ridare nuova vita ad oggetti ancora in buono stato che possono essere donati a chi ne ha più bisogno.